Questo video è offerto da... Gigi, in un derby è legittimo anche esultare contro la tua ex squadra, contro la ex squadra di Francesco del Sicilia? Mi sembra normale esultare, nel senso che ci tenevo a fare bella figura e al di là di questo ci tenevo a fare risultato. Sia i miei compagni l'abbiamo dimostrato e penso che abbiamo meritato i tre punti. Vabbè, noi sappiamo che qual è l'obiettivo, però sappiamo anche che sono passate tante partite e che una cosa è certa, che ce la possiamo giocare contro tutti, nel senso che dobbiamo avere sempre fame, sempre questa stessa cattiveria, allora ce la possiamo giocare, però la classifica è inutile che la guardiamo adesso, perché sappiamo qual è l'obiettivo, poi una volta raggiunto quello penseremo ad altro. Senti, la traversa invece, insomma, ti aspettava che il pallone... Sì, mi sa che c'è stata anche una deviazione, però va bene così. Senti, il motivo della maglia che hai tolto per una dedica speciale, diciamo. Vabbè, quella sotto sempre per mia moglie, l'altra invece per un bambino che ha un male, quindi Luigi. Speriamo, sì, si chiama Luigi, speriamo di rivederlo quanto prima tra noi. Gigi, sull'ultima azione della quest'anno proprio sì, io stavo in panchina, loro ci hanno tenuto lì per qualche minuto, quindi sono stati anche sfortunati, però penso che la Juve Stabia sicuramente non merita quella classifica, quindi comunque ha tutte le carte in regola per tirarsi fuori. Fischi dei tifosi ti hanno dato fastidio? No, ma ormai sono abituato, va bene. Gigi, avevamo già visto nel ritiro a Castel di Sabo questo spirito incredibile all'interno dello spogliatoio. Abbiamo avuto ovviamente l'esempio l'anno scorso con la promozione, ma ti saresti mai aspettato dalla 14ª giornata alla fine della presentazione con Calerno? Assolutamente no, ma penso che nessuno se lo sarebbe aspettato. Ripeto, dobbiamo sempre lavorare perché questa squadra lavora con grande intensità dal lunedì, e veramente da tempo che gioco non ho mai visto una squadra allenarsi in questo modo, quindi c'è disponibilità da parte di tutti, anche magari chi sta giocando poco, quindi solo così si può fare risultato e come stiamo facendo. Senti, Gigi, con il tuo compagno di reparto, dalla Pinot, state facendo bene, però c'è da migliorare, perché ho notato varie volte che eri lì in attesa della palla e non arrivava mai, soprattutto quando si andava in partita. No, vabbè, ma il fatto che si deve migliorare è sempre, lavoriamo anche per questo, poi ci sta magari che qualche volta c'è poca intesa, però stiamo facendo bene, ma tutti, non solo lì davanti, se noi facciamo bene il merito di tutta la squadra che ci supporta. Va bene, liberiamo. Grazie.